Allora, benvenuti a tutti. Aspettiamo ancora qualche minuto e oggi siamo davvero in tanti. Intanto vi diamo il benvenuto dalla nostra sede. Siamo qui da Bologna a trasmettere, insomma, da HRC Fun Training. Ecco, lanciamo la sigla nel frattempo. Benvenuti a tutti voi, grandi e piccoli geni. Scommetto che avete davanti a voi sul tavolo tutti i materiali che vi abbiamo chiesto di preparare. Ebbene sì, faremo un laboratorio e sarete voi i protagonisti. Allora, oggi innanzitutto voglio dirvi che trasmettiamo, come avevo anticipato un attimo fa, dalla nostra sede di HRC Fun Training. Bene, siamo tornati un po' a casa. Allora, chi è HRC Fun Training? Chi è HRC Fun Training? Vediamo. Innanzitutto è un'azienda, è un gruppo di persone che si prende cura delle altre persone che lavorano nelle altre aziende, come le aziende in cui lavorano mamma e papà, e soprattutto delle loro famiglie, e quindi di voi ragazzi e bambini che ci state ascoltando. Sapete come facciamo a prenderci cura di quello che fanno mamma e papà e di come state voi? Beh, organizzando eventi come questo, organizzando appuntamenti speciali dove vogliamo soprattutto imparare insieme a prenderci cura di noi e del nostro pianeta, della nostra Terra. Infatti voglio svelarvi in anticipo alcuni piccoli segreti che ci possono aiutare a salvare insieme la Terra. Scommetto che i bimbi questi già li conoscono e sono imparare, divertirci insieme e stare bene con noi stessi, con il nostro, con la nostra salute, cosa soprattutto importante in questo momento. E allora, piccoli geni, piccoli e grandi, se siete qui è perché avete scelto di imparare dei segreti, come avete visto un po' dal titolo di questo laboratorio, per salvare il pianeta.
Allora, la canzone che avete appena sentito ci ha proprio detto questo, no? Bisogna accarezzare la nostra terra e il nostro pianeta ha bisogno di noi. Ha bisogno di noi e pensate che tante persone, anche prima di noi, degli scienziati, ecco, degli scienziati quasi come voi, si sono riuniti all'ONU, un posto che conoscete probabilmente, per definire un'agenda importante di obiettivi che dobbiamo raggiungere. Forse, anzi, sono quasi sicura che la conoscete già, la vedete anche un po' alle mie spalle, che è l'Agenda 2030. E i 17 obiettivi, cosiddetti SDGs, 17 goals. Questi che cosa sono? Sono una guida da seguire per raggiungere un unico obiettivo, ragazzi, un unico obiettivo che abbiamo in comune ed è quello di vivere in un mondo pulito, verde e sano, come tutti noi vogliamo. Il punto è questo, è che non abbiamo tanto tempo per salvare il pianeta. Guardate un po' che data abbiamo, il 2030. Il 2030 non è lontano, pensateci bene. Ed è proprio così, dobbiamo tutti mettere il massimo impegno per portare a casa questo obiettivo e lo possiamo fare da casa, lo possiamo fare anche da casa, come oggi siete voi a casa e il genio che sto per presentarvi fra un pochino. Quindi rimanete lì e pensate che innanzitutto molti bambini, molti ragazzi nel pianeta non hanno questa possibilità e non possono andare a scuola e vorrebbero tanto. E allo stesso modo vivono in posti che sono magari molto inquinati per i cambiamenti climatici, probabilmente, e sono inquinati per l'inquinamento che crea ovviamente cambiamenti climatici. Allora, il punto è questo, sto per presentarvi il nostro scienziato, ragazzi, siete pronti? Però prima di presentarvi questo genio, io voglio dirvi che siamo in ascolto, anche se non possiamo vedervi, e vi ascoltiamo soprattutto attraverso la chat, quindi fateci tutte le domande che volete mentre siete lì a fare il vostro, a fare gli esperimenti, a seguire questi esperimenti, ecco, questi esperimenti che il nostro scienziato pazzerello ci farà da casa sua. Ricordate che si può salvare il pianeta anche stando a casa e soprattutto lo possiamo fare tutti noi. Allora, state lì che io faccio questa cosa e mi raccomando, speriamo che arrivi, lancio questo pianeta al nostro genio. Lui lo prenderà e sarà subito lì da voi. Mi raccomando, divertitevi. Incredibile! È arrivato! Missione compiuta, terra afferrata! Benvenuti! Ma quanti siete? Ma ciao, ma ciao! Vedo Alessandro, vedo Andrea, vedo Carlotta, Claudia, Claudia, Emma, Francesca, 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 quante Francesca, 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 Giulia, Sandra, Sara, benvenute a tutti quanti. Dunque, direi che mi sentite. Un piccolo consiglio. Cominciamo il nostro laboratorio con le presentazioni, direi. Quindi, voi vi siete presentati? Sì, ho letto i vostri nomi, ma voi non sapete chi sono io. Sì, mi hanno definito un genio. Ah, troppo poco. Io sono. Mi avete riconosciuto? Il bellissimo, sì, certo. Simpaticissimo, divertentissimo, deissimo. Un attimo, mi faccio presentare un attimo da una mia collega. Un attimo, mi faccio presentare un attimo perché appunto è meglio portare le cose in due. Un attimo, ecco. Bene, signore e signori, bambine e bambini, è a voi, pronto per intrattenervi e divertirvi e insegnarvi tante cose, lo scienziato Zucca Pelata! Non vi posso sentire, ma sento, anche se non vi posso sentire, un po' troppe risate. Beh, vi assicuro che nonostante il mio nome un po' particolare, sono davvero uno scienziato e oggi parleremo
di argomenti che noi scienziati abbiamo molto, ma molto qui, nel nostro, non nella tasca, non nel taschino, nel cuore. Argomenti molto importanti. Parleremo, per cominciare, di energia. Fatemi vedere la vostra energia. Fatemi una posa energica, forte. Di più, forza, vi voglio vedere pieni di energia. Bene, 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 bene. Parleremo della vostra energia, dell'energia che tutti noi usiamo nel nostro pianeta, e vedremo quello che sta accadendo. Ma cominciamo con la vostra energia. Da dove prendete tutti i giorni voi energia? Vediamo. Tutti voi ogni giorno vi mettete al sole a prendere il sole e quello basta a ricaricarvi? No, no, no.